Greetings, world. We are Anonymous. Il contenuto di questo messaggio è altamente confidenziale, è stato classificato come sovversivo, una volta visionato distruggetelo. La Costituzione italiana è la più bella e lungimirante al mondo, l'articolo 1 sancisce il principio che ad essere sovrano sia il popolo, l'unico preposto alla sovranità italiana è il popolo, si tratta di un principio di democrazia diretta che non trova uguali in nessun'altra carta costituzionale. A ribadire questo principio vi è l'articolo 67, il quale sancisce che ogni membro del Parlamento rappresenti la nazione, un palese divieto a rappresentare se stesso, il politico è obbligato costituzionalmente a rappresentare gli interessi della collettività e non i propri. Purtroppo, per venialità o per interessi personali, sempre più spesso i politici tradiscono il proprio elettorato dando priorità ai propri interessi, costoro non rappresentano la nazione, in particolar modo quando si fanno comprare dalle lobby, le quali puntano ad egemonizzare le istituzioni, infischiando sempre degli interessi della collettività e quindi della nazione, tutto ciò in palese contrasto con l'articolo 67 della Costituzione, il quale inoltre sancisce anche il principio per cui il parlamentare non è vincolato al proprio mandato, ovvero, qualora non rappresentasse più gli interessi del paese, il vincolo è sciolto, nessun vincolo impone il suo mandato. Qualsiasi altra interpretazione di questo articolo costituzionale sarebbe un palese contrasto ai principi di sovranità popolare espressi con l'articolo 1 della Costituzione. Non è plausibile una differente interpretazione di questo articolo, altrimenti si sarebbe parlato al plurale, ovvero il parlamentare esercita la sua funzione senza vincoli di mandato. Il politico non ha il cadreghino garantito in quanto non ha vincolo di mandato, il suo mandato può terminare qualora venisse violata la sovranità popolare tradendo la nazione e mancando di parola. I padri costituzionali, quando scrissero la Costituzione, di sicuro non avevano l'intento di legittimare la dittatura, un politico che non rappresenta gli italiani, mancando alle proprie promesse non ha più alcun vincolo di mandato, rimanendo di prepotenza, di fatto diviene un impostore della politica il quale sta approfittando della fiducia data. Giovani, seguite le parole di un grande presidente, Sandro Pertini, e combattete per i vostri ideali. Distruggete questo messaggio.